tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. In attesa che Napoli faccia altre operazioni in entrata e soprattutto in uscita per smaltire un po' la rosa, perché il mercato del Napoli non è finito qua, quindi io sono tranquillo e ho sempre ribadito, pure quando c'è stato quel rumor se Manolas potrebbe saltare, io sono stato tranquillo, a differenza di molti che si sono strappati quasi i capelli, non mettere le mani nei capelli, strappati proprio per la disperazione. Io sono tranquillo, ho provato a trasmettervi tranquillità e ci proverò in questo mercato, perché io sono un pessimista di natura. Visto che io sono ottimista, aiutatemi, ok? Perché poi sono un pessimista, faccio un post da pessimista e da negativo, ma sei troppo pessimista. Troppo facile, ma comunque il Napoli sta lavorando insistentemente su James Rodriguez. Sembrerebbe che l'accordo con Real sia stato trovato e in queste ore è uscita la notizia che sembra si stiano mettendo d'accordo sui diritti d'immagine. Sembra, usiamo sempre il condizionale. Poi quando usciranno le cifre e soprattutto l'ufficialità ne parleremo in maniera più dettagliata. Poi deve lavorare nelle uscite, Isai, Unas, Verdi, vicini Mario Lui, vicini entrambi gli ultimi, Verdi e Mario Lui al Torino, non si sa, ma comunque commenteremo all'ufficialità. Oggi commenterò, esporrò un mio pensiero riguardo a un'altra ufficialità che non riguarda il Napoli ma riguarda la Lazio, ovvero Lazzari è il nuovo esterno terzino della Lazio. La Lazio lo ha preso per 8 milioni, Lazzari che è stato accostato insistentemente da maggio fino a metà giugno circa a Napoli. A me sinceramente sarebbe piaciuto vedere una coppia di terzini di Lorenzo Lazzari, perché sono entrambi italiani, entrambi sanno crossare, entrambi sanno difendere, entrambi sanno sovrapporsi, sicuramente sono meglio di Isai, sicuramente, e secondo me anche meglio di Malcuì sotto l'aspetto difensivo. Per quanto riguarda l'aspetto offensivo di dribbling e di cross, Malcuì se la sa cavare, ok? Ma comunque è andata alla Lazio dopo varie pretendenti su di lui e la Lazio lo acquista per 8 milioni, quindi un prezzo davvero ottimo se parliamo di qualità prezzo, ok? Comunque Lazzari dopo 6 anni, se non mi sbaglio, lascia la SPAL, 6 anni che ha fatto proprio una crescita esponenziale veramente bellissima, veramente significativa. Un Lazzari che insieme a tutti gli altri compagni ha trascinato la SPAL dalla Serie C alla Serie A e proprio in questi 2 anni è cresciuto parecchio sotto l'aspetto anche dell'esperienza. Ha 25 anni ma ha già 2 anni di Serie A alle spalle e la Lazio ha fatto un colpaccio personalmente sull'esterno. Sostituirà Marusic, non penso che partirà Marusic ma penso che lo sostituirà Marusic, farà il vice, suppongo, perché Marusic sì è bravo, ci mette volontà, ma alla fine cioè poco, è tutto fumo e niente arrosto alla fine. Ma Lazzari secondo me è più forte di Marusic. Che dire di Lazzari? È l'incontrario di Isai, ok? Lazzari sa difendere, correre, dribblare, sovrapporsi e crossare. Tutte e 5 qualità che Isai non tena. Corre che cal, non sa crossare, a dribblare si impappini sio pallone, a difendere a bocca sempre alla prima finta. Cioè, cazzo. Io sotto gli occhi ho sempre paragonato Isai a Lazzari. E Lazzari per me era un Cafu, per dire, ok? Ma anche Lazzari con Marusic c'è un Cafu. Secondo me Lazzari se la può fare un'ottima stagione alla Lazio. Sicuramente, torno a ribadire, è migliore di Marusic. E niente, che c'è da dire del più? Ottimo colpo della Lazio. Penso che la Lazio dovrà rinforzare anche il centrocampo e l'attacco. Non si sa se Milinkovic-Savic va via. È il secondo anno che lo mandano da qualche parte, poi non si sa se vi è anche un terzino, un difensore alla Lazio, secondo me. Vabbè, comunque fatemi sapere
Voi dell'acquisto di Lazzari alla Lazio, io l'ho sempre detto, quest'estate, visto che ci sono pochi argomenti, parlerò anche delle ufficialità delle altre squadre. Non li volete vedere? Cambiate canale, cambiate video, perché tanto YouTube è una televisione del web. Ognuno guarda quello che cavolo gli pare, ok? Detto questo, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao a tutti!